Trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa partendo dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Alle mie spalle vedete il centro nell'edizione di Pescara. Allora andiamo a vedere il titolo di apertura. Corso a due sensi, sosta selvaggia, pescara i negozianti e ora un parcheggio da 5.000 posti nell'area di risulta. Andiamo nel taglio alto: turismo, sci, impianti aperti in tutto l'Abruzzo, nel Ponte di Pasqua. E poi chi ne ha diritto e chi no: bonus occupazione, 8.000 euro di sgravi per ogni assunto. Proseguiamo nelle cronache, la Serie B con il Pescara impegnato questa sera a Brescia. Epifani Pescara, adesso servono i punti salvezza. Il Pescara di Epifani, questa sera alle 20.30, sarà di scena al rigamonti di Brescia. Al Delfino serve una vittoria per scacciare gli spettri della zona playout. Basta chiacchiere, ora dobbiamo fare i punti per la salvezza, ha detto il tecnico alla vigilia della partita. Pettinari partirà dall'inizio fuori invece il difensore Fornasier. Proseguiamo con le cronache pescaresi. L'appello di Valentinetti a sacerdoti e politici, l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, ha lanciato un appello durante la messa a crismale rivolgendosi non solo alla Chiesa ma anche alla politica. Ha chiesto di fare servizio di amore e carità e ai sacerdoti di saper pregare. Basta alle liturgie smorte eh, e alle liturgie spettacolo. A Montesilvano invece un'area per le mamme in hotel e stabilimenti. Andiamo a vedere adesso la, notizia, la fotonotizia di centropagina. Al gioco il miliardario Maxi a Francavilla gratta e vince 2 milioni di euro. E vedete la foto con lo staff del bar Matri di Francavilla, dove è stata messa a segno la vincita. Andiamo a vedere di spalla eh, da leggere biblioteche eh, digitali in rete, libri e riviste. Basterà recarsi in una delle quattro ex biblioteche provinciali da tempo divenute regionali, registrarsi, connettersi in rete. Nata Abruzzo Digital Library, la biblioteca digitale per tutti che consente l'accesso gratuito alla lettura di eh, 25.185 ebook. E poi per quanto riguarda invece il cinema, l'odio di Tonia, la pattinatrice, diventa un eh, film. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato come sempre da Giuliano di Tanna, attenti alle lagne, sono contagiose il titolo eh, dell'articolo. Restiamo sempre al quotidiano Il Centro, ma adesso ci spostiamo sulla edizione di Chieti Lanciano Vasto. In apertura i tributi rimborsitari, pronti i moduli a Chieti, l'opposizione va incontro ai cittadini e lancia l'allarme sulla nuova tassa dei rifiuti. Proseguiamo con le cronache, torniamo a parlare della rapina a San Vito Chietino, rapina violenta, urlavano ogni mezz'ora ti tagliamo un altro dito è quello che racconta Domenico Iezzi, ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Mi dicevano ogni mezz'ora ti tagliamo un dito e l'hanno fatto veramente, poi me l'hanno pure messo vicino al viso. In passato ho subito altre rapine, ma questa volta. Eh, questa mi ha segnato seduto sul letto dell'ospedale il 73enne. Racconta la terribile rapina subita lunedì sera nel suo negozio di generi alimentari a San Vito eh, Chietino. E proseguiamo eh, con la cronaca: Vasto tormentava la ex condannato per molestie incastrato da 12 testimoni, un anno di reclusione e la condanna inflitta a GB, queste le iniziali del quarantenne eh, condannato dal Tribunale di Vasto per stalking nei confronti dell'ex compagna, per lo stesso motivo da due anni l'uomo non poteva avvicinarsi né alla donna né al loro bambino, per la compagna l'inferno sarebbe stato lungo e eh, doloroso, 12 testimoni che hanno incastrato il quarantenne. A Lanciano, l'aula consigliere si spacca sulla mozione antifascista. Questo per quanto riguarda anche la pagina di Chieti-Lancianovasto. Passiamo adesso all'edizione teramana. Eccola qui in apertura: non ci sono alternative a Morra. Chiaramente si parla di Teramo al voto. Il centro-destra è pronto a ricompattarsi sul, sull'esponente di Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere nelle cronache il quartiere Gammarana ex Villeroy via ai lavori del parco commerciale prenderà il via a fine aprile il mega intervento che cambierà radicalmente l'aspetto della Gammarana a Teramo l'associazione temporanea di imprese composta dal gruppo Gabrielli e dal consorzio Abitare Abruzzo di Bellante è pronta a dare gas alle ruspie e iniziare la demolizione di molti dei manufatti dell'area Andiamo avanti con la cronaca. L'incidente a Pineto, investita da un'auto mentre va in bici, è grave, anziana travolta da un SUV a Pineto. L'incidente si è verificato ieri, intorno alle 11, nei pressi dell'hotel Corfù. La donna, 71 anni, residente a Pineto, andava in bicicletta quando è stata urtata da un'autovettura guidata da un ragazzo che si è subito fermato a prestare soccorso. Andiamo invece a vedere eh, quest'altra notizia, Alberto Tortoreto, barriere antirumore ai lati della ferrovia. A centropagina la fotonotizia era di Isola e aveva 95 anni e Morto Nori, uno degli ultimi reduci eh, di eh, Russia. Eh, questa è una foto di Ercole Nori con i ragazzi delle scuole a cui eh, raccontava che cosa eh, è la guerra. Andiamo a vedere anche la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona, e il titolo di apertura, truffa da 640 mila euro, tre nei guai, l'Aquila l'accusa, donna indotta a consegnare soldi per investimenti mai fatti. Andiamo a vedere eh, nelle eh, cronache eh, ricorso eh, sul voto comunale domani la nuova conta. Eh, siamo al caso eh, della possibile Anna Trazoppa al comune dell'Aquila mancherebbero soltanto quattro voti al centro-sinistra, ma la notizia non è ufficiale: per raggiungere quel 50% più 1 e ribaltare così la maggioranza in consiglio comunale, domani la prefettura procederà al riconteggio delle schede di una sezione del Torrione dopo quelle di Arischia. In 11 sezioni dovranno essere ricontate le schede. Staremo a vedere se anche all'Aquila ci sarà lo stesso caso. Che c'è stato ad Avezzano. E proprio di Avezzano andiamo a parlare adesso. La cena del sindaco Pizza della Discordia, De Angelis Trema, fu celebre anni fa: il patto della crostata, il dolce che Maddalena Letta, moglie di Gianni, nella casa della Camilluccia a Roma, serviva a D'Alema Marini, Fini e Berlusconi. Ad Avezzano, dove la politica non trova pace, spunta la Pizza della Discordia. In tre non hanno cenato con la nuova giunta e la nuova maggioranza, i civici. Eh, sono in subbuglio per la svolta a destra del sindaco De Angelis per evitare appunto il commissariamento del comune dopo il ehm, conferimento della maggioranza alla coalizione guidata dall'ex sindaco eh, Di Pangrazio. Andiamo a Sulmona, Cinghiale eh, sfascia l'auto, la regione paga i danni. A centro pagina l'Aquila il Comune cerca alleanze, perdonanze UNESCO, corsa per evitare nuovi stop. E qui vedete un'immagine della perdonanza celestiniana. Cambiamo testata, adesso passiamo sulla prima pagina del Messaggero. Abruzzo, il titolo di apertura riguarda la politica regionale, Lennini dopo D'Alfonso, il PD pronto a offrire la candidatura per le regionali al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, alta carica istituzionale senza aver governato e l'identikit giusto. Per la regione, secondo il Partito Democratico, e poi trovate anche un ritratto di Legnini firmato da Saverio Chiuto. Andiamo invece avanti con le altre notizie. Passiamo adesso alla cronaca. La violenta dopo averla drogata, arrestato 29enne di Avezzano, crack in cambio di sesso, la ragazza, costretta a subire per mesi. Altra notizia. Di cronaca, uccise un pensionato, era sano di mente, Alessandro di Giambattista, 26N, arrestato per omicidio volontario, secondo il perito sarebbe sano di mente. Nella fotonotizia di Centropagina, Pescara, vie di Vieti dopo tre anni, Corso Vittorio, torna a doppio senso percorribile anche alle auto private nei due sensi eh, di marcia. Ieri c'è stato il eh, simbolico taglio del nastro per il ritorno a doppio senso della strada centrale di Pescara di spalla ehm, piccole imprese, una su tre danneggia, eh, danneggiata scusate, dagli abusivi per quanto riguarda eh, l'economia, il lavoro illegale di altre società colpisce cinquemila aziende. Poi andiamo a vedere insieme il taglio basso dove troviamo il caso dei veleni di bussi SOS da Brasilia. Adesso delle discariche dei veleni di bussi e dintorni lo sanno anche a Brasilia. Il forum dell'acqua ha portato il caso al forum mondiale alternativo dell'acqua che si è tenuto nella città di Br ehm, brasiliana dal 17 al 22 marzo. 7 attivisti provenienti da 35 paesi e 5 continenti hanno così potuto conoscere. Quello che succede in questo angolo eh, eh, contaminato dell'Abruzzo, dove in, eh, in attesa della bonifica i valori dei cancerogeni nella falda della discarica di Tremonti sono alle stelle. Passiamo adesso invece al taglio alto per andare a vedere le altre notizie. Chieti: Mensa dell'ASL, cibi e stipendi sotto la soglia di accettabilità e poi terremoto supertassi alle imprese l'Aquila in rivolta. E ancora la Serie B pescara la trasferta stasera a Brescia senza crisi di nervi. Bivio decisivo per il Delfino: la squadra di Epifani deve fare risultato nel primo spareggio di questo rush finale per rimettersi in cammino. Cambiamo ancora una volta eh, testata, andiamo a vedere eh, la città, il quotidiano della provincia di Teramo, in apertura la politica, fallito l'estremo tentativo correttore, il PD incassa l'ennesimo e definitivo rifiuto alla candidatura a sindaco per riunire il centro-sinistra. Poi troviamo il borsino elettorale firmato dal direttore della città Alessandro Misson, maldestri, tentativi e il titolo. Andiamo a centropagina, ehm, nella fotonotizia Firenze, 31enne Teramano indiziato come eh, Bombarolo e allora il titolo, eccolo qui, l'anarchico torna in cella. Subito sotto la fotografia, accordo anti Piccioni su Alba Adriatica, Lega e parte di Forza Italia, contrari al mandato BIS. Andiamo a vedere adesso nel taglio alto ancora la politica. Retroscena Giuliese, il PD ha provato a far cadere Mastro Mauro e poi altri al voto. Il PD cerca la convergenza sulle eh, civiche a Pineto, invece la cronaca investita in bicicletta è grave. Scendiamo ancora a Castellalto, eh, chieste tre condanne per l'operaio morto Folgorato. Nel taglio basso l'ambiente, raccolta differenziata, campi avanti con le isole ecologiche, con la CARD. Questo per quanto riguarda i quotidiani eh, regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Partiamo dal Corriere eh, della Sera. Andiamo a vedere l'apertura. Arresti e controlli anti-ISIS. Allarme. Alili nato in, in Italia da genitori tunisini, reclutava jihadisti e studiava. Un attentato, un altro terrorista eh, preso a Torino, Minniti dice subito sicurezza rafforzata. A centropagina la eh, fotonotizia: eh, l'incontro storica visita del nordcoreano. Trump ottimista, lo show di Kim Exi tra brindisi e nucleare. Questo è il titolo. Eh, nel taglio alto troviamo la politica interna PD e 5 Stelle allo scontro sulle nomine Salvini sfida Di Maio dove trovi 90 voti andiamo avanti sulla Repubblica qui in apertura abbiamo la politica interna 5 Stelle e Lega lite su tutti i fronti andiamo a vedere eh, perché Di Maio insiste io premier Salvini non farò il suo ministro e minacciano di tornare al voto. Il PD chiude i grillini, noi siamo all'opposizione, protesta, esclusi dai posti chiave delle Camere. Andiamo a vedere anche l'immagine di centropagina, Corea, la pace passa da Pechino, ora Trump vuole abbracciare Kim. Eh, ancora eh, l'allarme eh, terrorismo. Il titolo Torino arrestato jihadista. Minniti Roma nel mirino della propaganda eh, dell'ISIS. E poi eh, la strage eh, a Livorno: esplode una cisterna nel porto. Lavoro, la strage non si ferma. Due operai morti a Livorno: uno aveva soltanto. 23 anni. Poi troviamo anche il colloquio con il Papa di Eugenio Scalfari, Francesco, Il segreto della creazione e l'energia. Sulla stampa di Torino, l'apertura è con l'arresto e l'allarme terrorismo. Torino, un terrorista dell'ISIS, studiava attacchi coi camion. Ha scritto un testo di propaganda in italiano e cercava lupi solitari. Nel nostro paese è scoperta per la prima volta una rete di indottrinamento, allontanati 16 predicatori in tre anni. E poi eh, la fotonotizia di centropagina, eh, l'italiano che custodisce i segreti di Versailles, Danilo eh, Forleo, a 34 anni e possiede le chiavi di oltre 2000 stanze della Reggia, le eh, restaura e le cura. Andiamo a vedere il fatto quotidiano. Il titolo di apertura di Maio: una quota del reddito di cittadinanza già dentro il DEF. Conti l'impegno sul 2018 sarà annunciato nella risoluzione sul testo del Tesoro, che però è scritto diciamo, dal governo uscente, quello Gentiloni, e dunque dal ministro dell'Economia. Padoan, ma comunque c'è la richiesta di, di Maio, anche se non esiste al momento un governo con guida 5 stelle. Nel taglio alto RAI, le nuove poltrone può deciderle Padoan. Il CDA scade a causa della riforma. Novine, non, entro, non oltre giugno. E poi il caso Consip perché era una bufala, la congiura Anti Renzi. l'indagine eh, Sull'indagine è ora a un punto morto. Passiamo adesso. Al eh, manifesto a centropagina eh, il titolo tradizionale sulla fotografia è stato asociale, precarietà, fa rima con povertà e reddito di inclusione di Renzi, Poletti e Gentiloni esclude l'80% dei poveri. Sui costi del reddito di cittadinanza scontro tra eh, Boeri che è il presidente dell'Inps e i 5 Stelle, intanto l'agenzia delle entrate certifica 10 milioni di italiani guadagnano troppo poco per pagare eh, le tasse. Nel Taglio Alto il manifesto, il quotidiano comunista, eh, propone eh, la tragedia sul lavoro al porto di Livorno, esplode una cisterna, muoiono due operai. Andiamo sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano. In apertura, l'Irpef eh, media al 18,5%, nord e sud più lontani. Eh, le dichiarazioni 2017. Cresce il reddito. Bocce, presidente di Confindustria, dice: "Le risorse sono poche, darsi delle priorità". Sconti per 112 miliardi, il 40% nel mirino dei tagli. E poi vedete il caso di Facebook. Trump studia una tassa d'oc per Amazon, non sarebbe la prima volta che i governi cercano di studiare della tassazione per questi giganti del web, pubblicità sui social network, il mercato chiede trasparenza. E qui vedete comunque il calo eh, dei, ehm, eh, nella borsa dei giganti del web: Google, Facebook e Twitter. Andiamo avanti e passiamo all'Italia nel taglio centrale del giornale. CDP disponibile per l'Italia, eh, Cassa Depositi e Prestiti nel 2017 ha mobilitato risorse per 33,7 miliardi, Costamagna possibile partner finanziario di minoranza se c'è un piano industriale sostenibile. Andiamo su avvenire, il quotidiano eh, cattolico in apertura aiuti ai più poveri ma non abbastanza, eh, reddito di inclusione sia a 870.000 persone. Governo e IMPS presentano il primo eh, bilancio, raggiunto solo un quinto di chi è in miseria. 5 Stelle e Lega dicono va potenziato. E' è corretto il reddito di inclusione. E poi eh, la tragedia al porto eh, di Livorno, esplode una cisterna, due operai morti, fuga di gas durante eh, la manutenzione. Ancora in Pakistan liberate 20 persone coinvolte, coppia cristiana bruciata viva, altre assoluzioni. Andiamo sul Messaggero, il quotidiano eh, romano. L'apertura: arresto ISIS, la rete italiana. Torino: bloccato un italo-marocchino, preparava un attacco con un camion come a Nizza. Minniti: rafforzati controlli ovunque. Lombardia, Lazio e Puglia sono osservate eh, speciali. Ancora a eh, centro pagina, eh, Trump, una tassa su Amazon. Il titolo: crolla a Wall Street. Abbiamo visto anche su. Sul sole 24 ore, nuovo tonfo intanto per la Tesla che produce auto elettriche, meno 8% ehm il titolo in borsa. E poi eh ancora eh andiamo alla politica interna, Camere, PD a secco, coi 5 Stelle, si apre anche il fronte nomine, Dem senza questori al Senato, mai successo, Salvini, governo oppure si torni al voto. Andiamo sul Tempo, restando ai giornali romani, Lazio, intigo, Intrigo internazionale, ecco chi ha fregato lo titolo, scoop del Tempo, indagato uno spagnolo per il caso eh, Devrai, i milioni rubati con mail false e biancocelesti forse sono finiti in Liechtenstein. E poi eh, si parla molto di sport in questa prima pagina del Tempo, eh, sport che però non c'entra niente con il eh, con quello giocato e siamo al calcio, Juventino indagato per lesioni, botte e minacce, piani cinguiato dalla fidanzata. Eh, chiaramente c'è anche il caso del eh, terrorista arrestato, terroristi con cittadinanza italiana preso un altro, kamikaze eh, dell'ISIS dopo l'Imam di Foggia preso a Torino, un jihadista pronto a uccidere con il tir. Andiamo su Libero il quotidiano diretto. Da Vittorio Feltri, 5 Stelle pentiti, grillini rifiutano i berlusconiani. Addio governo 5 Stelle inizia le consultazioni con i partiti, ma il PD gli chiude la porta. Salvini sfida il movimento. Dove trova i voti per la maggioranza? E poi eh, scusate. C'è anche la eh, fotografia del presidente dell'Inps eh, Boeri e sì, è il eh, sì che è il presidente dell'Inps, quest'uomo paga chiunque, tranne che i pensionati. Boeri stacca segni a 900.000 persone, soprattutto al sud. Um, ancora quotidiani di centrodestra andiamo sulla verità hanno provato a fermare l'indagine su Renzi il vero complotto nel caso Consip per mesi l'ex premier ha sostenuto che il maggiore Scafarto aveva truccato i verbali per incastrare suo papà il carabiniere era stato sospeso ora scagionato dai giudici dice voglio tutta la verità e ancora a centropagina Di Maio vuole la CDP e strizza l'occhio ai eh, democratici CDP, sa per Cassa Depositi e Prestiti. Nel taglio alto invece troviamo il terrorismo, terroristi islamici con passaporto italiano dopo l'Imam di Foggia, il seguace dell'Isis di Torino. Gli ultimi arresti confermano gli allarmi del centrodestra e sconfessano la linea del PD, il pericolo cielo, Yusoli avrebbe peggiorato le cose, intanto la polizia avverte minacce incombente per il Papa. Andiamo sul secolo d'Italia con la foto di Minniti, il titolo ISIS, l'Italia nel mirino, chiaramente si parla degli arresti di queste ultime ore e poi nel taglio basso in primo piano l'ultimo saluto a Frizzi, tutta l'Italia si commuove, il reddito di cittadinanza a Boeri costa 38 miliardi e poi forte esplosione al porto di Livorno, ci sono due vittime. Andiamo sul mattino eh, di Napoli, in apertura la rete ISIS da Torino a, a Napoli, questo è il titolo principale del giornale, Marocchino arrestato in Piemonte, sequestri a casa di un napoletano convertito, eh, Helmadi, 23 anni, progettava attentati con il camion e cercava lupi solitari, i contatti in rete con Mezza Italia lo sviluppo in campagna, a parte la zona speciale Maxis gravi alle imprese ZS in 37 comuni non si paga l'IRAP. Andiamo a centropagina Troviamo eh, l'addio eh, a Frizzi, cosa ci ha lasciato il presentatore e a Stori Frizzi. L'ora della eh, tenerezza. E poi la serie tv Gomorra Go torna l'immortale. Invece, per quanto riguarda la politica, Movimento 5 Stelle piglia tutto: scontro con il PD sulle nomine. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani sportivi italiani, la Gazzetta dello Sport in primo piano propone un'intervista a Valentino Rossi, vale è tutto e è il titolo, l'Infinito Rossi, intervista esclusiva, sento di essere ancora al top e questo mi carica, buffone consiglio di imitarmi, la gente gode a dire che siamo finiti, questo è un estratto dell'intervista e poi Juve-Napoli Juve -Napoli da qui allo Scudetto una volata lunga 9 giornate sondaggio Gazzetta e SVG per il 69% vincono i bianconeri da sabato al 20 maggio in campo senza soste, scontro diretto compreso si riparte con Allegri davanti di due punti Ancora eh, se l'inter promette bene Nerazzurri tra l'impresa del Viareggio e il mercato low cost dei cinesi, eh, Nerazzurri che hanno vinto appunto il torneo giovanile di eh, Viareggio. Andiamo sul corriere eh, dello sport. Eh, L'Inter ha deciso rinnovo a Spalletti se porterà l'Inter tra le prime quattro, intanto è ufficiale divorzio da Sabatini. E dunque il titolo Champions e eh, Rinnovo. Nel taglio alto, sfida mondiale, Buffone cerca l'ultimo scudetto che vuole vincere e firmare. Juve Milan ad altri tempi, sabato sera, confronto due eroi di Berlino eh, 2006. Andiamo ancora avanti con tutto sport, il titolo eh, Juve Corte Martial. Ehm, giocando, ehm, facendo questo bel gioco di parole, l'attaccante in bilico con lo United e dalla Francia arrivano segnali ai bianconeri che ci pensano, è un pallino di marotte e paratici già dal 2013 quando militava nel vivaio del Lione ed è in scadenza nel 2019. Nel taglio alto il Torino, Gallo Mazzarri confronta oggi il faccia a faccia al eh, Philadelphia Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo. Alle notizie abruzzesi, aprendo le pagine interne dei quotidiani regionali, iniziamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero, che propone i possibili scenari della politica in vista delle regionali. Regione Lennini in pole position per la presidenza. Primi vertici PD. Dopo l'elezione di D'Alfonso al Senato, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura sarebbe gradito a tutti. Andiamo avanti. Eh, la Feder Consumatori, treni più veloci sulla Pescara Milano, eh, con il nuovo scenario politico, torna all'attacco la Feder Consumatori Abruzzo sulla questione dei eh, treni. E poi chiaramente siamo. Eh, nel pieno della settimana santa, allora venerdì santo passioni in tutto l'Abruzzo da Celano a Scanno, anche nei piccoli eh, centri. Negli ultimi anni la sobria via Crucis di Pescara ha assunto, assunto scusate, una grande importanza. Andiamo a vedere adesso la prima pagina, eh, anzi la mh, prima pagina di primo piano eh, del quotidiano Il Centro, il ponte di Pasqua sulle nevi. D'Abruzzo, Gran Pienone sulle piste, alberghi da tutte solito, fine stagione da ricordare, a Roccaraso una sfilata di VIP, eh, Bortolotti, Rio Vindoli, la montagna crea sviluppo, sport e birra, ehm, oltre alla musica, Prati di Tivo immagini da cartolina sulla maiennetta, sulla eh, Magnola, sabato in calendario l'ottavo, memorial Mario Ciminelli, lunedì la, la gara sociale Ovindoli 2020 eur eh, sempre a fini eh, benefici. Andiamo ancora avanti, eh, gran sasso, oggi è il, giorno, il grande giorno eh, per Campo Imperatore, ehm, promosso un pacchetto a 50 euro che permetterà di sciare sabato domenica di Pasqua e Pasquetta, ma gli albergatori sono critici, operazione solo di facciata, la nostra è una stagione da dimenticare anche perché parte praticamente oggi, eh, parte eh, meno male che eh, insomma, ci sono state delle precipitazioni abbondanti nel mese di marzo, altrimenti sarebbe stato un problema. Maestri di Sci le interviste, ora lo schipasso unico regionale, il presidente di Sidonato e la carta per un definitivo rilancio. La stagione che si va chiudendo è positiva, dice in merito degli impianti di innevamento artificiale. Eh, andiamo ancora avanti con la pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro. L'Abruzzo nella rete nazionale nasce la Biblioteca Digitale in un clic, libri e giornali. La Regione Presenta. Il progetto per l'accesso a 25.000 ebook e a 7.500 periodici. A disposizione gratuita anche video e file musicali. È sufficiente la uh, sola registrazione. E poi la sanità sulle liste d'attesa. Basta con le soluzioni demagogiche. Per Filippo Gianfelice, segretario regionale di Anao. SOMED, l'attività medica in intramenia non influisce sui tempi delle prestazioni, questa è una risposta al Movimento 5 Stelle a Domenico Pettinari che proprio si era scontrato su questa questione dell'intramedia. Andiamo anche a vedere la pagina Abruzzo sulla città e qui si torna a parlare delle biblioteche online, le biblioteche abruzzesi entrano in rete, la regione aderisce alla più importante piattaforma italiana disponibile in 19 regioni e 9 e 9 paesi stranieri, Una vasta scelta di ebook, musica, film e giornali, banche dati, corsi di formazione online, archivi di immagini, queste alcune delle risorse messe a disposizione per gli utenti. Noi andiamo a vedere insieme il servizio con la presentazione dell'iniziativa. Buone notizie per i nostri giovani e per tutti coloro che vorranno consultare giornali, riviste, grazie a questo strumento nuovo che oggi viene presentato in Regione Monticello. Sì, il Media Library Online, con l'acronimo MLOL, che dà la possibilità, come ha detto lei, a tutti gli abruzzesi di collegarsi dopo la registrazione, avvenuta in questi, che in questi giorni verrà tramite le biblioteche ex provinciale. Poi daremo anche alle APC, alle agenzie di promozione culturale e poi anche le biblioteche locali, la possibilità di registrare e avere la password per entrare in migliaia e migliaia di quotidiani internazionali di tutto il mondo e anche agli audiovisivi, libri e ebook e altro. Questo dà la di dare un'informazione a tutti coloro i quali anche sono stranieri che vivono in Abruzzo perché se noi eh, prendiamo il caso di comunità di albanesi, di non so, tedeschi e altro, hanno la possibilità quotidianamente di leggere il quotidiano di appartenenza alla loro provenienza. Si tratta di un costo relativamente basso, andiamo su 10-11 mila euro, ma che comunque, ripeto, anche il fatto che adesso le biblioteche, le quattro biblioteche pre-ex provinciali, sono diventate regionali, dà la possibilità anche di risparmiare. Tutto questo punto, abbiamo fatto solo un bando di gara, quindi con questa spesa coinvolgiamo quasi un milione e mezzo di eh, cittadini abruzzesi. Ecco, il tempo di registrare, di fare anche un po' di formazione sul territorio e credo da qui a qualche settimana i nostri giovani, i nostri eh, utenti possono registrare e avere senza costi la possibilità di leggere i quotidiani italiani, i quotidiani internazionali, tutto il mondo, audiovisivi, ricerca multimediale, aperto a tutto, a tutto il mondo. Andiamo sulla pagina di primo piano della città. Bomba a Firenze, l'anarchico Teramano è tornato in carcere. Il 31enne Pierloreto Falla, Fallanca è tra i principali indiziati per l'attentato che ha mutilato un poliziotto. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa prelevato ieri mattina dalla casa Martinsicuro dove era agli arresti domiciliari. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere eh, sempre nella pagina Abruzzo bonus occupazione, 8.000 euro di sgravi per ogni nuovo assunto, entrando nel vivo con le circolari dell'INPS, gli incentivi contro la disoccupazione, agevolazioni per chi vive nel sud e per chi non lavora e ha abbandonato gli studi. Andiamo sulla pagina di Pescara, in apertura di pagina troviamo la riapertura di Corso Vittorio, cambia la viabilità, Corso Vittorio a doppio senso ed è subito parcheggio selvaggio. Alle 10.54 la prima auto transita in direzione sud dopo quattro anni, soste lampo davanti alle vetrine, soddisfatti i negozianti, la strada tornerà pedonale nei giorni festivi e in occasione dei mercatini. Andiamo a vedere anche la pagina successiva. Le proposte di Confcommercio: parcheggio multipiano da 5.000 posti dentro l'area di risulta. Il presidente Danelli chiede un incontro all'assessore Diodati. Occorrono bus navette elettrici e box auto per i residenti. Le reazioni politiche: un fallimento? No, è un aiuto ai negozi. Queste sono le due visioni della riapertura a doppio senso di corso Vittorio. Riapertura che andiamo a vedere anche nella prima pagina di Pescara sul messaggero, tifo da stadio per il ritorno delle auto. Su Corso Vittorio, eh, che scatena l'esultanza di commercianti di Riccardo Padovano, la strada è di nuovo vostra. La categoria incassa il successo e alza il prezzo. Adesso la tolleranza sulla sosta e stop al progetto delle aree di risulta. Finisce l'esperimento della Pedonalizzazione, cautela da parte di Genny Taucci della Confesa meglio evitare continue eh, trasformazioni. Possiamo andare a vedere insieme il servizio sulla riapertura di Corso Vittoria. Corso Vittorio Emanuele, da qualche minuto è tornato il doppio senso dopo alcuni anni vice sindaco Blasioli, una notizia accolta positivamente dai commercianti. Io credo che si fa questa cosa per riportare Pescara nella modernità. E la modernità significa disciplinare il traffico e la mobilità di una città con dei piani, con una programmazione complessiva che non tenga conto dell'inquinamento su una strada, perché l'inquinamento non ha limiti topografici legati al nome di una strada. Questo lo voglio spiegare perché in una città che è come pescare è longitudinale, chiudere Corso Vittorio Emanuele, cioè la vecchia nazionale sostanzialmente, significa far morire una città e significa gravare di traffico le vie parallele a Corso Vittorio Emanuele. Voglio dire che da oggi se questa strada avrà qualche macchina in più di passaggio, considerate che non saranno sicuramente le macchine che ci passavano una volta, via Ferrari respirerà forse un po' di più, via Regina Margherita respirerà un po' di più e la Riviera, l'altra longitudinale di Pescara, forse respirerà un po' di più. Stava nei programmi di mandato del sindaco la riapertura di Corso Vittorio Emanuele. Noi abbiamo, siamo andati avanti per un periodo con un'apertura un solamente verso un senso, ma non, non, ha, non, ha, non ha prodotto i risultati che noi ci aspettavamo. Faremo molta attenzione sul fatto che non ci siano eh, parcheggi in doppia fila. Certo, il cittadino dovrà capire che questa è veramente una zona di viabilità e non è una zona di parcheggio. È una cosa positiva, io ho visto da parte non solo delle categorie produttive e dei commercianti, ma anche dei cittadini in generale, un consenso abbastanza importante su questo tipo di iniziativa assunta dall'amministrazione. Sul quotidiano Il Centro si torna a parlare dell'inchiesta sulle 29 vittime della tragedia di eh, Rigopiano. Il, il titolo Gli avvocati di Lacchetta denunciano D'Alfonso. In 50 pagine le accuse dei legali del sindaco di Farindola, il governatore, ma dei primi accertamenti della procura, chi eh, sapeva, non l'avvisò eh, dell'emergenza. Eh, e poi l'incontro con il eh, procuratore, i familiari ci hanno assicurato che non tralasceranno eh, nulla familiare che avevano inviato tramite il comitato vittime di Rigopiano una lettera ai magistrati per chiedere di non fermare le indagini. Eh, tragedia di Rigopiano che troviamo eh, nelle pagine di Pescara anche sul Messaggero il titolo Rigopiano negli sms richieste di aiuto prima della Valanga. Tra i nuovi elementi al vaglio della procura una denuncia contro D'Alfonso presentata dal sindaco di Farindola e poi il caso degli elicotteri. L'incontro tra i PM e i familiari delle vittime, anche i messaggini inediti saranno acquisiti agli atti. Ancora 200.000 euro il ricco bottino dei furbetti dell'assegno sociale dell'INPS Cinque denunce contro italiani e stranieri che intascavano il sussidio senza averne titolo e, e l'operazione della Guardia di Finanza. Completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul eh, Messaggero. Bussi, cancerogeni alle stelle: valori allarmanti nell'ultimo report Edison sulla contaminazione delle falde acquifere e ancora pubblicati. I dati della campagna di prelievi di novembre scorso, l'azienda migliora il cloruro di eh, vinile. Eh, Altra notizia, eh, trenino di turisti a Montesilvano, contrari commercianti e ristoratori, bocciato il piano del comune per collegare di sera i Grandi Alberghi a Pescara. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo avanti con la lettura delle pagine eh, dell'area metropolitana e, e soprattutto di Pescara. Valentinetti, ora basta con le liturgie e eh, Questo è il richiamo eh, dell'arcivescovo eh, di Pescara Penne durante la messa a crismale. Eh, la politica è, prima, eh, è la prima carità, servono leggi per malati, anziani e lavoro. Questo è il richiamo del prelato e poi ancora cinque denunciati per gli assegni IMPS riscossi senza diritto, abbiamo visto anche in precedenza, poi la nuova Pescara fusione rallentata, l'unione con Montesilvano e Spoltore al centro di un convegno a Chiavari dedicato alle città unite, intanto sul ponte del mare è apparso uno striscione con scritto verità per Ale per quanto riguarda l'omicidio di Alessandro Neri. Passiamo alla pagina di Montesilvano, l'iniziativa Via Latte, a città a misura di mamma, in hotel bar e stabilimenti, progetto dell'associazione Alberghiamo per ospiti, turisti e genitori a passeggio, saranno attrezzate aree per cambiare il bambino, allattare e scaldare le pappe per i piccoli. Proseguiamo con le altre pagine. I consiglieri dimissionari, Linda, problemi irrisolti. Siamo a Città Sant'Angelo, Fabiani con le vecchie di Brigida, polemici sulla società partecipata. Florindi convoca per domani una riunione tecnica, passi avanti eh, notevoli. Intanto la minoranza critica il bilancio della giunta di Città Sant'Angelo. Andiamo a Francavilla, eh, gioca 20 euro, gratta e vince 2 milioni, esploa al Matribar di Via L'Alcione con il miliardario Maxi, lasciato eh, sotto la serranda un biglietto di ringraziamento per i eh, gestori del eh, locale. Eh, ancora nella pagina della Valpescara, nuova sede per la Giardini, rotto il contratto con Corbo, penne, arrivato il certificato interdittivo antimafia della procura di Caserta, la ditta si era giudicata l'appalto per la costruzione della nuova scuola. Andiamo a Manopello. Tasi e IMU restano invariate. Approvato il bilancio di previsione. Investimenti per, ehm, di 17 milioni per scuola, campo sportivo e eh, caserma. Apriamo adesso la pagina di Chieti, ancora in primo piano la tassa dei rifiuti, daremo i moduli per i rimborsi tari, l'opposizione scende in campo, i ruoli emessi sono nulli, tutti possono chiedere indietro i soldi, diremo noi come fare. Poi la processione del venerdì santo a Chieti identità e senso d'appartenenza, si avvicina questo momento importante per la comunità teatina. Nel taglio basso Pattume in cortile, multe e sequestri in Via de Pasqua, Filippone condomini protestano contro la Famiglia, tra virgolette, terribile. Nella pagina successiva, orrore a San Vito Chietino: urlavano. Ogni mezz'ora ti tagliamo. Un dito, il racconto del commerciante rapinato in casa da quattro eh, banditi, se non mi fossi liberato sarei morto eh, dissanguato, ehm, è quello che ha raccontato dal letto eh, d'ospedale dove è eh, ricoverato. Eh, andiamo nella pagina successiva quella di Lanciano, polemica sulla resistenza, il Consiglio si spacca sulla mozione antifascista e poi l'ite tra familiari in strada finiscono in due all'ospedale, si torna anche sul, eh, sul colpo al centro commerciale Lanciano. Rapina la gioielleria Sarni, il bottino è di 150.000 euro. Andiamo ad aprire la pagina di Chieti sul eh, messaggero in apertura la cronaca. Lo stalker vuole sfregiarla, Lei fugge all'estero per paura. Un ex poliziotto condannato a due anni a risarcire la donna con 10.000 euro. Lui ribatte. Eravamo insieme dal 92, poi ha avuto un ictus e mi ha lasciato. C'è la prima visita in Abruzzo del generale dei carabinieri Vittorio Tomassone, il richiamo dei 5 Stelle sulle mense della Sle di Chieti, l'affondo dei Pentastellati, l'appalto ai privati è da revocare dopo le ispezioni condotte all'interno dei presidi di Lanciano e Chieti. Nel taglio basso, tari annullata, ecco uno sportello per chiedere i rimborsi, l'opposizione presenta. Le iniziative per i cittadini. Nella pagina successiva, malavita scatenata: benzinaio rapinato. Dopo una serie di colpi, culminata con l'amputazione del dito di una vittima, le gang sono di nuovo in azione. Blitz nel caso TP di Mario eh, Fraioli: l'uomo malmenato, i banditi in fuga con 500 euro, e l'incasso della eh, giornata. Andiamo nella pagina successiva, quella di Teramo e qui troviamo in apertura il caro multe, 850 mila euro da pagare per i teramani, 15 mila le sanzioni lo scorso anno, il 60% per sosta vietata in centro, mancano all'appello 3 milioni di euro via libera e rimborsi per i verbali in ZTL. E poi le infrazioni si concentrano in Piazza Martiri, Cicco, Mallazione, Ragusa, Via Rozzi attorno all'ospedale Mazzini. Ancora eh, via i cartelloni abusivi, la provincia va all'incasso per quanto riguarda le strade eh, teramane. Nel eh, taglio basso andiamo a Pineto travolta da un'auto mentre attraversava in bici. La donna è eh, grave ed è ricoverata in neurochirurgia all'ospedale Mazzini di Teramo. Nella pagina successiva, quella della provincia, Stalker, ecco le prime visite in carcere. Moglie e figlio giocano a Castrogno per vedere l'anziano coltivatore rinchiuso in cella per atti persecutori verso una 47enne straniera. La difesa torna alla carica, libertà per il settantenne perché, dopo il sequestro delle armi, come può reiterare il reato. E poi andiamo nel eh, taglio basso, ehm, Alba Adriatica, poliziotte e nuovi vigili, task force contro gli ambulanti abusivi a Tortoreto, treni zitti con le barriere di design alte 7 metri. Eh, proseguiamo con le notizie eh, dal eh, Teramano e passiamo a vedere vediamo se riusciamo a, a sbloccare il nostro eh, tablet. C'è qualche problema eh, tecnico? Allora andiamo subito a riaprire. Eccolo qui: a riaprire eh, l'applicazione. Allora, ora possiamo vedere insieme la pagina del centro sull'edizione del pagina del centro per quanto riguarda Teramo la Gammarana cambia aspetto presso le ruspe nell'ex Villeroi per dar vita al parco commerciale a fine aprile comincia l'opera di demolizione dei capannoni il via il cantiere che è previsto a maggio di Pancrazio l'area da 53.000 metri quadri avrà tanto vede oltre a negozi e case e eh, parcheggi nel taglio basso, eh, lavori spediti del centro globo pronto ad inizio 2019. Verso le comunali, ehm, siamo mh, chiaramente a Teramo. Morra resta l'unico nome sul tavolo. Trattative in corso a livello regionale. La Lega Nicchia, ma non ci sono alternative all'esponente di Fratelli d'Italia. È vicino eh, l'annuncio. Poi morì sul traliccio, chieste tre condanne Castelnuovo. <coughs> L'operaio di penne stava eseguendo lavori, ma era stata tolta la corrente su un'altra linea. Il taglio basso, addio a Nori, gli ultimi reduci di Russia. Andiamo a vedere eh, rapidamente anche i titoli sulla eh, città per quanto riguarda Teramo e provincia. Eh, ruba l'assegno per i rimborsi delle blackout denunciato 52enne napoletano che aveva già incassato l'assegno Enel per un intero eh, condominio. E poi fallito in extremis il tentativo con D'Amico per quanto riguarda il centrosinistra e la candidatura a sindaco, il Rettore davanti all'ennesima richiesta del PD pone il suo rifiuto categorico alla candidatura. E poi ancora nel taglio basso Abruzzo 3.0 ha presentato l'istanza contro D'Alfonso, la comunicazione avvia la risoluzione dell'incompatibilità tra la carica di governatore e quella di senatore. Gatti impegnato a disinnescare l'effetto Bruchi, leader di Futuro Inno, in un colpo solo incontra l'Azzurro Pagano e leghista Bella Chioma per quanto riguarda sempre la politica e le candidature. Passiamo a parlare di Via Longo: il commissario Bacchetta agli architetti. L'uscita sul concorso di idee è giudicata inopportuna, l'housing sociale ne è ancora un progetto a tutti gli effetti. Diamo in provincia: chieste tre condanne per l'operaio. Folgorato, abbiamo già visto in precedenza e poi eh, al Badriatica accordo antipiccioni tra Gatti e eh, Rasicci, Ancora a eh, Giulianova il PD ha tentato di far cadere Mastro Mauro. In retroscena del Consiglio Comunale il piano fallisce per la mancanza eh, dei eh, numeri. Passiamo adesso a vedere sul quotidiano Il Centro le pagine dell'Aquila. L'inchiesta truffa da 640.000 euro. Tre indagati, il PM, hanno indotto una donna tramite raggiri a farsi consegnare l'ingente somma per investimenti mai fatti. E poi andiamo a Cagnano, Cementificio, stoppa la mozione sui controlli. Il Consiglio Comunale boccia la proposta. Nel taglio basso il ricorso sul voto comunale: la conta prosegue. L'Aquila domani sotto esame le schede di una sezione del Torrione, tensione per il rischio a Ad Avezzano: sesso con una minore in cambio di droga, 29enne incastrato dai messaggi alla studentessa. E poi scendiamo nella pagina pizza della discordia tre consiglieri a digiuno Avezzano, Dominici, Aratari e Pierleoni non rispondono all'invito a cena del sindaco De Angelis che cerca di compattare una maggioranza che eviti il commissariamento del comune. Perquisita la casa di un giustiziere fai da te nel taglio basso su Facebook inviti alle ronde foto di cartucce dopo le violenze alla stazione sempre ad Avezzano. Andiamo sul Messaggero e completiamo anche la lettura della pagina. Dell'Aquila, tasse, ciclone sulle imprese, partono le notifiche ed è eh, rivolta a 30 giorni per produrre i eh, documenti. Nella pagina successiva eh, le cerimonie della Pasqua, processione l'insegna delle novità, la lavanda dei piedi in programma stasera alle 18.30 a San Bernardino eh, aprirà gli appuntamenti più spirituali. Domani il Conservatorio Casella offrirà un concerto alle 16.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via. Eh, in via Sassa. Nella pagina successiva, quella della Marsica, eh, la, violen la, eh, la violenta dopo averla drogata, arrestato Mauro Marziani, 29enne, personaggio già noto alla polizia, la vittima è una minore. E poi passiamo a Sulmona dove cresce l'attesa per la processione e eh, soprattutto per la eh, tradizionale Madonna che scappa. Passiamo adesso alla pagina dello sport e parliamo chiaramente della serie B del Pescara Pescara a Brescia senza crisi di nervi Delfino in campo alle 20.30 a Rigamonti in dubbio Valsania spremuto in under 21 Epifani ci serve la vittoria per la classifica ma anche per il gruppo che è frenato dalla paura per quanto riguarda il notiziario gioca a Graviglion ma il mister ha ancora tanti dubbi andiamo a vedere anche la pagina di sport sulla, um, sul quotidiano il centro, eh, chiaramente apre con Brescia Pescara Epifani, basta chiacchiere, dobbiamo fare il risultato. Il tecnico bene con Avellino ed Empoli ma ora voglio i punti eh, salvezza. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Epifani. Michele lo ho visto alquanto nervoso, ha bisogno di qualche giorno di staccare la spina, si è allenato tranquillamente a parte. Dopo giovedì il ragazzo tornerà dentro. Vediamo un po' come le cose vanno e tornerà dentro. Ha bisogno di un momento di riposo. Io ci ho parlato, ho chiesto scusa davanti a tutto il gruppo. È logico che poi ci sono io che devo, devo far funzionare questo gruppo e devo mettere delle regole. Ci sono delle regole eh, che loro sanno chi sbaglia sta, eh, viene punito. Eh, però questo è un gruppo, gruppo sano e, e che ha voglia di, di fare il risultato e tirarsi fuori il prima possibile. Mm, questi episodi capitano tutte le domeniche su tutti i campi del, del mondo: chi esce, che, chi butta la casacca, chi dice una cosa. Quindi, Stefano, non ha, il, il, a differenza, non, non, non ha mancato di rispetto. Solo chiesto il motivo perché era stato tolto. Io gli ho dato la spiegazione in quel momento. E da fuori si è travisato che era successo qualcosa, ma con Pettinare non è successo niente. Per quanto riguarda quelli della curva, a parte il primo coro, che purtroppo è, ormai è da tanto tempo che esiste. Non gli possiamo buttare niente perché poi il tifo ce l'hanno fatto. Eh, dispiace per il resto dello stadio perché non si capita che una, un, un sostegno a, in questo momento a un ragazzo che magari è in difficoltà, che sta difendendo i colori della propria città, perché alla fine i giocatori difendono i colori della propria città. Non capiamo che dobbiamo salvare il Pescara, non, deve, non dobbiamo salvare né Epifani né la società. Né, noi salviamo il Pescara e adesso. Epifani, magari è scarso e parlo sempre di me perché è come se stessi parlando dei miei ragazzi. Fai due risultati, Epifani è un fenomeno, ma questa è la legge del calcio. Io so quello che sto facendo, sto lottando insieme ai ragazzi, cercando di tirarci fuori il prima possibile, ma più che altro di fare un grande risultato, perché fare un grande risultato significa far ripartire nella testa a questi ragazzi che sono dei buoni giocatori e che possono fare un finale di campionato degno di quello che sono. Sicuramente Brescia trovi un ambientino non semplice, quindi sarà una partita difficile. Non è che, eh... Incontriamo, una squadra, incontriamo in questo momento una squadra dove ce la possiamo giocare come abbiamo fatto ad Avellino, quindi è una partita sicuramente che, che non lo sappiamo, non incontri l'Empoli sicuramente, e, incontri una squadra che ha è dei giocatori importanti, perché Caracciolo che secondo me è un giocatore straordinario per questa categoria, ultimamente hanno fatto 4-3 e 4-4-2, quindi bisogna capire come, vuole partire, come vorranno partire domani. E allora intanto andiamo a capire qual è l'umore di Boscaglia e dei suoi in casa dunque del Brescia. Boscaglia giocheremo con il fuoco dentro, il tecnico. È uno scontro diretto, bisogna sfruttare le prossime gare in casa, la nostra salvezza. Passa dal Rigamonti allo stadio, sono attesi 6.500 eh, spettatori. E, e Nell'anticipo che si è giocato eh, ieri, mh, Lampo di Buzegoli, Lascoli batte il Bari di Grosso. Partita finita, 1-0. Andiamo a vedere insieme le altre pagine dello sport sul centro. Calore carica il Teramo a Gubbio per vincere in Serie C il portiere in vista della sfida in Umbria. La vittoria contro la Triestina ci ha rilanciato e non dobbiamo fermarci. Sabato palla confermerà il 3-4-3 per il basket di A2 Lupsor, bene così, ma non siamo salvi sabato gli Sharks a Ferrara. Eh, andiamo a vedere le altre pagine, la Serie D, gli Abruzzesi del girone F in campo, Giampaolo Avezzano avanti tutta, al De Marsi arriva il campo basso, Marsicani senza Fanti Sbardella e Bianciardi che è squalificato. Lavastese caccia a caccia del riscatto con la vittoria, lancia meglio in difesa per la sfida di al Fabriano. E poi scendiamo ancora con la Serie D, L'Aquila Recanati per sfatare un tabù, bilancio negativo nelle marche, 4 punti in 6 gare. Assalto al Matelica del Francavilla che va nella Tana della uh, Capolista e poi ancora il Pineto ospita l'Agnonese a Maolo Schiera Fiumara dall'inizio, San Nicolò all'esame Monticelli, diverse assenze per montagne, e Nero Stellati, ultima spiaggia Iesi in attacco di Corcia si affida. A Bruni. Nella pagina successiva troviamo il focus sul 57 torneo delle regioni che si disputa in Abruzzo. Fabricini contento, l'Abruzzo è promosso, parla il commissario della FGC. Torniamo sul, sull'Abruzzo Sport del messaggero, andiamo a vedere il titolo sul Teramo, calore, Teramo a Gubbio non puoi fallire il portiere eh, bianco-rosso eh, che ha sostituito l'infortunato Bifulco, indica la strada per la salvezza nella pagina eh, successiva troviamo la serie D, i puntati sull'Avezzano che punta dritto ai playoff nel turno infrasettimanale, i Marsicani ospitano il campo basso. l'Aquila invece ha Recanati, la Vastese vuole la vittoria contro il Fabriano, il Francavilla. Nella tana della capolista Matelica e poi il torneo delle regioni juniores e allievi. Ok, le due formazioni in semifinale, ma c'è sconcerto per la morte di un dirigente dell'Alto Adige. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi ricordo gli appuntamenti di oggi con l'informazione del TG6 alle 14, alle 19 e alle 23, ma soprattutto con lo sport, doppio diretta stadio oggi per seguire sia le partite di Serie D che poi la partita di questa sera fra Brescia e Pescara, ma c'è anche l'Abruzzo del Pallone per approfondire appunto i temi legati alle Abruzzesi del campionato nazionale dilettanti. È davvero tutto per quanto riguarda Mattino 6, grazie per essere stati con noi e buona giornata.